D'accordo, allora può partire la registrazione. Mi dai l'ok e mi dici Già quando. Perfetto, è partita la registrazione, perfetto. Allora, innanzitutto ringrazio i partecipanti, l'amico Gianluca Cremone per avermi ospitato nella sua trading room. Allora, spieghiamo un po' questa tecnica. Mi date conferma che leggete tutti il disclaimer postato su una slide? Gianluca, mi dai conferma che si legge il disclaimer? Ok, perfetto. Allora, perfetto. lo schema è condiviso. Questa diretta ha solo scopo esclusivo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali o sinumati, non forniscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli rischi economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto, gli autori di questo webinar non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Lo spettatore, pertanto, esonera questo webinar e chi lo ha prodotto nei limiti di legge da qualsiasi responsabilità di essa connessa o derivante. Grazie della vostra attenzione. Allora, questo che vedete sulla destra sono io. Il metodo che andrò a spiegare è local bug. Io passerò a rassegna, compreso il disclaimer, 12 slide e poi dopo sul grafico per individuare delle possibilità di trading e farvi guardare, in effetti come si individuano, dopo aver spiegato il metodo e gli indicatori, come si individua il pattern. Allora, l'indice di questa lezioncina riguarda come preparare la piattaforma MetaTrader 4. Chiaramente già la Pro Real Time lo potrà fare analogamente, non cambia nulla. Io utilizzo la MetaTrader 4, utilizza questo. Quindi la Local Bar utilizza una EMA a 15 periodi, una SMA a 40, anzi ne sono due, dopo andrò a spiegare come, l'Average True Range a 20 periodi. Spiegherò le modalità di ingresso, la gestione del trade, e non è detto in effetti quando ci sono c'è il setup obbligatoriamente poi si deve entrare. Il setup prevede dei filtri, quindi parliamo di filtri. Se strade il setup, allora si può prendere in considerazione l'ingresso o meno. Bisogna tenere conto del supporto e resistenze. E poi dirò perché il nome Local Bar, che è un nome che ho coniato personalmente io, mi sono divertito così. Allora, preparazione della piattaforma MetaTrader. Quindi, penso che tra di voi molti sanno già come preparare, diciamo così, il grafico e può utilizzare sia il grafico a barre, le barre sono queste. Che grafico a candele giapponesi, le candele giapponesi sono queste. Non sto a spiegare, potrà far parte di un altro webinar, cosa sono le candele, cosa sono le barre, perché sennò perderemo molto, molto, molto tempo. Allora, ecco, parliamo dell'EMA. Che cos'è l'EMA? L'EMA è la media mobile esponenziale. Dall'inglese, Exponential Moving Average. Un indicatore più vicino al prezzo rispetto alla SMA che è più lenta. Questo tipo di metodo tende a dare peso maggiore ai periodi di prezzo più recenti. In questo modo, questa media tende a rappresentare una visione più accurata dell'andamento dei prezzi rispetto alla media mobile semplice. Notare infatti come nel grafico l'EMA, che è di colore rosso, che vedete qua col mio mouse, questa è la media. EMA è più vicina ai prezzi rispetto alla SMA, che ne sono due, questa a prezzo più alto e questa a prezzo più basso. Quindi si è più vicina al movimento dei prezzi di quando non lo sia la SMA. In questo grafico sono rappresentate due SMA e sono quelle di colore blu. Per il settaggio i parametri sono facili: periodo 15 periodi, scostamento 0, la media esponenziale applicata al prezzo di chiusura. Ho messo il colore rosso, ma diciamo. Voglio dire, altri tipi di colore, oppure daltonico, non faccio nomi perché conosco qualcuno che è daltonico, potrà mettere il colore che più gli è simpatico. Presente. Allora,
Non ti volevo nominare. Allora, la SMA, a differenza dell'EMA, la SMA, come è possibile notare la grafica, è più lontana dai prezzi. Eccola qua. Quindi, per quanto concerne il settaggio, abbiamo un periodo a 40. Quindi 40 semplice su un prezzo alto, 40 semplice su un prezzo più basso. Quindi in effetti non ci sono da comprare nessun indicatore né da scaricare nulla, perché sono per default in piattaforma. Passiamo avanti. Andando troppo veloce. Ecco qua, andiamo avanti. Parliamo adesso dell'ATR. ATR per me è fondamentale, lo consiglio, a prescindere dalle metodologie che è una opera, di tenerlo sempre sul proprio grafico, perché tale indicatore misura la volatilità di qualsiasi strumento finanziario in un determinato lasso di tempo che uno va a settare. Quindi sul grafico viene rappresentato, quindi è sotto al grafico, ha una linea che si innalza quando lo strumento finanziario in esame è molto volatile. Quindi vedete qua è molto in alto perché ci sono state un momentum di spinta in alto, ma poteva essere anche in basso, perché in effetti questo non dà la direzionalità del trend, ma solo del grado di volatilità, perché è sceso, ma sta lo stesso in alto, vedete la candela è giù. Quindi, quando lo strumento finanziario in esame è molto volatile, mentre si stabilizza a valori più bassi quando non ci sono grosse variazioni. Trovate qui di seguito l'immagine dell'average true range del rapporto euro-dollaro nel grafico in esame nel time frame a 30 minuti. Il settaggio è questo qua, periodo 20, per default è 14 sulle piattaforme, ma io ho messo 20 perché mi sono reso conto che 20 è un periodo adeguato. Quindi stile, ho messo questo colore qua, e quindi questo quando si setta dopo sta sotto al grafico principale dei prezzi. Vediamo adesso, dopo la TR, l'ottava slide, la gestione del trade. La gestione del trade è importante perché chiaramente, voglio dire, lo stop loss dovrà essere un numero di pip pari a quando si parla di pip parliamo del, diciamo sì, dell'euro dollaro, che a 5 decimali si fa riferimento al quarto decimale, quindi numero pari a quelle evidenziate dall'ATR 20. Poi dopo, quando ci passeremo sul grafico, si vedrà direttamente tutto questo che sto segnalando attraverso le slide sarà visto direttamente sul grafico. Ho voluto fare le slide in modo che dopo a coloro che ne facciano richiesta io mando le slide. In stop loss numero pari a quelle evidenziate dall'ATR, salvo quelle ATR1. Che significa ATR1? ATR1 sta a significare il grado di volatilità, la differenza di prezzo tra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'oscillazione che ha avuto il sottostante finanziario che stiamo esaminando. Il rischio massimo di un trade non deve superare il 2% del saldo disponibile del conto. Quindi vi sto permettendo anche di suggerire un'attenta valutazione del rischio, e a mio parere se ci sono più trade che uno va a mettere in piedi, non superare il 10% del saldo disponibile del conto. Farei anche un'altra considerazione. L'altra considerazione è questa, quella di non andare in sovraesposizione nel caso in cui ci siano più local bar e magari su coppie di valute diverse che magari hanno la stessa moneta. Sappiamo che le coppie non sono altro che un rapporto di valuta, una sta al numeratore e l'altra sta al denominatore. Se abbiamo due local bar che hanno l'euro al numeratore, voglio dire, dovrò stare attento a non sovraesporre il rischio, perché entrare su euro dollaro, entrare su euro GBP è come se noi andiamo a comprare, se andiamo long, due volte l'euro e a vendere da una parte il dollaro e da una parte la sterlina. È una valutazione che bisogna fare. Come bisogna anche valutare il caso in cui si faccia un'operazione nelle cui coppie di valute noi possiamo avere la stessa valuta
da una parte al numeratore, da un'altra parte al denominatore o viceversa. E in questo caso, chiaramente, noi andiamo a fare un'operazione di acquisto su una coppia e un'operazione di vendita su un'altra. Quindi è come se noi andiamo ad acquistare dollari e vendiamo dollari. Ma questa è un'altra storia, un'altra tipologia di attività. Questa è l'attenzione che vi prego di tenere presente quando poi uno si trova a fare l'operatività. Valutare bene nel momento in cui uno entra in un'operazione di annotarsela e dire sono entrato con un euro dollaro, adesso c'è euro GBP, che la faccio l'operazione sì o no, o mi sovraespongo, ok. Quindi il suggerimento che do è questo, sempre valutando il rischio del 2%, di entrare con due size che complessivamente di pari size, quindi non devono superare il 2%. Il primo take sarà l'80% dei pips a terra utilizzato per lo stop loss. Ricordo che per lo stop loss noi andremo a prendere il numero dei pip superiore tra l'ATR 20 e l'ATR 1. ATR 20 significa è la volatilità registrata dallo strumento finanziario nei 20 periodi precedenti. Quindi se esaminiamo un grafico giornaliero, l'ATR 20 non fa altro che registrare la volatilità in 20 giornate. Se esaminiamo un grafico in un'ora, andrà a vedere la volatilità in 20 ore. È così. Diciamo che la local bar si può utilizzare su tutti i time frame. Chiaramente più diminuiscono il time frame, più l'operatività è più a rischio dal punto di vista dell'operazione. Io consiglio di lavorare da H1 in su, ma non toglie, se uno vuole lavorare su time frame più bassi lo può fare. Quindi in questo caso il primo take profit all'80% dei pip a terra utilizzato per lo stop loss. Secondo take profit, il 100% dei pip dell'ATR utilizzata sempre per lo stop loss. In caso di raggiungimento del primo take profit, si posiziona la seconda size a break even, a pareggio. E poi si può, a seconda del proprio conforto economico e psicologico, applicare il trailing stop. Andiamo nella altra slide. No, sono andato troppo avanti. Abbiamo i filtri dopo la gestione del trade. Allora, filtri numero uno. La EMA 15 deve avere il gradiente nella direzione del trade. Che cosa significa? Noi abbiamo visto che la EMA 15 nei grafici prima esposti si va long quando la EMA 15 sta sopra il canale. E i prezzi sono sopra la EMA 15. Si va short quando la EMA 15 sta sotto al canale e i prezzi sono sotto al canale. Ma questo non significa che solo perché i prezzi sono sopra la EMA 15 io devo andare long subito, a morto di subito, oppure se i prezzi sono sotto la EMA 15 e sono sotto lo, diciamo, il corridoio, l'ESMA, io devo andare short. No. Quindi, cosa deve accadere? Deve accadere che la EMA 15 deve avere un gradiente nella direzione del trade. Il range poi della candela che ha rilasciato il segnale deve essere almeno dell'80% dell'ATR a 20 periodi. Quindi, che significa? Significa che se l'ATR a 20 periodi, bene, mi fa 100 pip e la candela che certifichi il pattern me ne fa 60, in questo caso il segnale non è valido perché dovrebbe essere almeno di 80 pip. Se è superiore va bene all'80%, se è inferiore è un filtro, non si entra. Anche perché abbiamo detto che noi il primo take profit lo mettiamo all'80% del maggior numero di pip scelti tra l'ATR a 20 periodi e l'ATR a un periodo. Un altro filtro, verificare se c'è spazio per il take profit che deve rientrare per entrambe le size in caso di long entro un livello di resistenza statica e in caso di short entro un livello di supporto statico. Per quale motivo? Perché se incontro una local bar setup perfetto 80% tutto preciso bla 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 bla,
Però poi dopo mi rendo conto che non molto lontano, ma molto vicino al livello d'ingresso, mi posso trovare un livello statico di resistenza se devo andare long. E immagino che a quel livello ci possono essere venditori che mi possono respingere il prezzo in giù. Chiaramente sono anche dei casi in cui ci sono i breakout e il prezzo può proseguire, ma intanto io quell'operazione la scarto. La scarto perché presumo che a quel livello ci possa essere due cose: o una correzione di prezzo oppure un'inversione di trend. Quindi probabilmente, quindi sto sbagliando ad applicare l'operazione long se ho la resistenza vicina. Lo stesso vale per il supporto. Quindi se io vado short, setup perfetto, e mi trovo un livello di supporto statico molto vicino, io non entro. Dopo spiegherò nel grafico direttamente, diciamo così, questi livelli, che io in effetti ho settato con i livelli di Fibonacci, che danno anche questi una mano nel fare l'operatività. Allora, andiamo. Ecco qua. Il supporto e resistenze. L'indicazione di questi livelli sono di facile individuazione perché devono corrispondere a estremità di prezzi comprese a sinistra del grafico e meglio ancora se comportate da punto di contatto non rotti. Vedete, questo livello qua è una resistenza. Se mi appare una local bar long, dopo spiegherò quando si individua la local barra. Per semplificare, sui livelli di resistenza, se siamo long, dobbiamo prevedere ci saranno dei venditori che restringeranno il prezzo in giù, e questi livelli sono individuabili con il grafico a linee che evidenzia una lettera V rovesciata, che vi farò vedere dopo nel grafico. Invece, se siamo short, dobbiamo prevedere che ci saranno acquirenti che respingeranno il prezzo sopra, e questi livelli sono individuabili con il grafico a linee che evidenzia una lettera V. Proprio una lettera V. Prima di continuare e passare dopo all'ultima slide, chiedevo a Gianluca se ci sono state delle domande su queste slide, in modo che posso rispondere, andare indietro sulla slide e spiegare qualcosa. Gianluca? No, Domenico, no, attualmente ancora non ci sono domande, forse... Perfetto. Vabbè, quando andiamo sul grafico poi vediamo. Continua tranquillamente. Ok, allora io adesso hai tolto la condivisione. Sì, perché adesso passo sul grafico. Lo vedete il grafico? Sì, si vede. Si vede? Ok. Il grafico euro dollaro in H1, giusto? Sì. Perfetto. Allora io adesso vi farò individuare quali sono le local bar che io ho cercato di fare quando più pulito il grafico, perché così non ci sono, diciamo così, tanti casini. Anche se, come vedete, questa è la SMA, il famoso corridoio, questa invece è la EMA. Quindi io con prezzi sopra la EMA vado a cercare operazione long, sotto la EMA operazione short. Stella terra 20 periodi, va bene? Siamo in H1 sull'euro dollaro. E questa immagine che mi è stata regalata da Andrea, questo indicatore, dove io non ho necessità, diciamo, di andare a vedere i vari grafici, basta che io clicco sopra e così vado a guardare, esaminare tutte le 28-27 coppie per vedere se ci sono delle local bar. Vi dico subito, la prima local bar che sarebbe andata a profitto è questa qua. Adesso ci metto un segnale, quindi vediamo un poco di mettere un'annotazione. Eccola qua. Ho messo un colore verde, lo vedete? Sì. Cosa significa? Che è il setup che conforta la local bar? Innanzitutto è una local bar long, perché siamo sopra la EMA 15. La candela che io ho chiamato local bar
Spiego subito che local bar, in poche parole, è un termine che ho usato io, è inteso che la barra oppure candela che certifica il setup deve formare in un trend up in salita un minimo locale. Da qui il termine locale. Locale significa che è proprio la candela che andiamo a esaminare. Che molte volte si fa confusione. Ho visto nelle chat qualcuno mi scrive e dice: ma qual è la candela? Quella antecedente, quella successiva? Qual è la candela che devo andare a guardare? Io la candela che devo andare a esaminare è la candela che io chiamo locale. Qual è la candela che fa il setup? È la candela locale. Mettigli una freccia. Io, in effetti, è questa qua la candela. Io sono con la matita sopra. La vedi la matita sopra? Aspetta. Adesso la puoi mettere anche tu la freccia, se tu sei bravo a scrivere, metti le frecce. Questa? Perfetto, perfetto. Questa candela ha registrato rispetto alla candela precedente un minimo locale più basso del precedente. Vedete, questo minimo è più basso di questo. È un massimo decrescente. Noi vogliamo andare long a un prezzo migliore, non vogliamo andare ad acquistare e prendere il treno in corsa, ma vogliamo andare long perché il trend è long. Però aspettiamo diciamo così, una rettifica di prezzo, un assorbimento del prezzo. Però qual è la candela che ci certifica il pattern? Allora, non è questa, anche se diciamo così, il prezzo è sceso, perché in effetti per quale motivo? Perché in buona sostanza io vi spiego la verità per come le vado a individuare, le individuo facilmente a occhio perché le conosco, però dovrei andare a fare il calcolo preciso dell'80% dell'ATR a 20 periodi. In effetti, su un altro schermo io ho degli indicatori che me le vanno a certificare. Per non fare alcuna pubblicità, perché non mi va, voglio dire, di fare pubblicità su cose che ho acquistato e sembrerebbe che voglia vendere gli indicatori, io non voglio vendere nulla, non mi interessa. Allora, in effetti, ho preferito e gradito lasciare il grafico pulito, perché queste cose si possono individuare facilmente da soli. Domenico, ti fermo un attimo. Sì, dimmi. Allora, riassumendo un attimino in parole povere, ci troviamo in un trend up, giusto? Esatto, per quale motivo il trend è up? Come, per quale motivo? Senza sapere il No, trend up. ma lo so, però lo facciamo per i neofiti e neofite, perché i prezzi sono sopra la EMA 15, che è questa, Sì, nel corridoio. No, noi lo sappiamo, ma lo diciamo anche per altri. ok. Ok. In questo metodo ovviamente è visibile. Quindi che fai? Aspetti uno storno per entrare meglio in trend, giusto? Esatto, anche questa che tu hai messo qui, no, no questa qua, la successiva. Oh, io là te volevo portare, ti volevo Sì. dire, questa qui Sì. è sempre una local bar? È sempre una local bar, solo non te l'ho data come local bar, perché se no. Quello, io per questo la sto qua. Perfetto, per quale motivo? Perché il sistema non me la dà come local bar, perché se io vado a vedere, adesso andiamo a guardare la terra. Mi hai segnalato questa qua. Allora io che faccio? Tramite questo bottone io mi vado a vedere in effetti Hai spostato, scusami, hai spostato. questa qua hai messo prima, no? Sì, cambio un attimino, sposto un È attimo. questa qua. Sì, non riesco a pulire lo schermo, però vabbè, è questa qui praticamente. Allora, l'ATR a 20 periodi, va bene? Se lo guardiamo sul grafico a sinistra, ATR a 20, mi dà 22 pip. Lo leggete a sinistra proprio dove c'è la finestra dati? 22 pip. Se vado a fare la differenza di prezzo tra il massimo di questa candela, che vediamo a sinistra 1,162,89, e il minimo che è 1,161,83, salvo errore non dovrebbe essere. Non dovrebbe essere l'80% dell'ATR a 20, ma dovrebbe essere di misura inferiore.
perché quella che mi dà come local bar precisa, allora non è questa, non è questa qua, non è questa qua, in effetti mi dà questa qua come local bar, eccola qua, questa qua, Questa qua. sì, questa qua, perché questa qua ha fatto un minimo più basso di questo, un minimo più basso di questo. È un massimo più decrescente. Il range di questa candela rientra nell'80% dell'ATR a 20 periodi. Vedete che il range è più ampio rispetto all'altro che abbiamo guardato, che tu hai messo qui. Il range è questo qua. Ma È un rientra po' di più. nell'80%, scusami, rientra nell'80%, che cosa intendi? Che deve essere minore dell'80%? No, deve essere almeno l'80% Quindi dall'ATR a 20 periodi. dall'80 al 100% Esatto, dell'ATR. Ah, esatto, ok, quindi la lunghezza. se non addirittura può essere anche superiore. Ok, ma se è superiore va bene. Va bene, perché in effetti il metodo che cosa prevede? Prevede che ci debba essere una certa elasticità di respiro di prezzo, perché saranno quelli i numeri dei pip. Nel maggior numero di pip tra ATR 20 e ATR 1. Se l'ATR, diciamo così, ATR 1 della candela mi fa un minor numero di pip, probabilmente se mi trovo un ATR che mi sfasa tutto, voglio dire, probabilmente vado a mettere uno stop loss troppo ampio rispetto al trade che voglio fare. Ok, allora ora ti fermo un'altra volta, perché Sì. tanto ti evito poi le domande successive. Allora, ti fermo un'altra volta. Questi calcoli, siccome specialmente sono calcoli che non si fanno in 10 secondi e quindi uno si scoccia, c'è un indicatore che già ti dà Allora, questa indicazione se si è a pagamento o meno? io ho contattato, diciamo così, un programmatore il quale ha lavorato e mi ha obbligato ad aprire un piccolo conticino per darmi questo indicatore, va bene? Su un Vabbè, altro. quello non è un problema, Va bene, ma comunque. io lo dico per chiarezza. E dico di più, No, perché tanto c'ho. no, c'è la possibilità, questo programmatore sta lavorando dietro alle mie indicazioni anche per studiare l'incrocio della forza e debolezza combinate con la local bar. Quindi avremo tra breve un ottimo indicatore dove in effetti ci dà a ogni time frame, mi ci farà vedere l'incrocio forza e debolezza combinata anche con la local bar. Quindi per questo ho voluto aspettare e valutare questa cosa qua. Però, se noi guardiamo un grafico a un'ora o a 4 ore sul giornaliero, c'è tempo per fare un calcolo, non ci vuole niente. Guarda, che cosa ci vuole? Con la finestra. E c'è già il calcolo a 20 minuti sulla sinistra, 22 pip. Ti prendi il massimo, 1,168, no, ti prendi il minimo, prendo la calcolatrice che c'hai Fai la sul. La differenza. differenza è quella di dare il numero dei pip, è fatta, insomma, non è che chissà che cosa ci vuole. Ok. È velocissimo, voglio dire, no? Ascolta, un'altra domanda te la faccio io sempre perché No, sì, vai. la faccio io. Ok. È importante che praticamente una local bar sia più vicina alla EMA 15, alla EMA 15 oppure no? È più importante. Allora, la tua domanda è super intelligentissima e chiaramente me la potevi benissimo, diciamo così, formulare perché sei una persona esperta. Allora, chiaramente, l'attendibilità di questa operatività, poi lavorando uno apprende man mano le cose. Se io sono long, voglio dire, e in effetti la candela mi fa una spike in basso e mi va a toccare la EMA 15, chiaramente è meglio rispetto, diciamo così, se non tocca la EMA 15, è meglio che la candela sia di colore verde, quindi nel senso che non devo aspettare tutto il percorso che deve fare per raggiungere il livello, perché noi andremo a mettere un ordine pendente, buy stop, se siamo long, non si entra mai a mercato, non sono previsti ingressi a mercato, ma solo ordini pendenti. Quindi ci sarà un buy stop perché dobbiamo fare un trade con
in tutto relax. Io perché devo fare i calcoli, devo fare questo, devo fare quell'altro, io devo avere la possibilità di poter mettere un ordine pendente, cioè ho tutta la possibilità di mettere un buy stop, un sell stop, metti il take profit. Peraltro poi suggerirò anche degli indicatori e vi dirò anche dove andarlo a prendere. Questo è gratuito dalla MetaTrader, è un assistente del trader che in effetti aiuta molto, perché con questo indicatore in automatico uno fissa direttamente là sopra i pip, il stop loss e i take profit, oppure li può mettere anche a caso, mette 20, 30 pip eccetera eccetera e poi sposta la linea sul grafico. È un trade manager praticamente. Perfetto, così uno fa la cosa ancora più veloce. Vi volevo far vedere che l'euro-dollaro, questa, quindi andando indietro, considerando anche in effetti la candela in corso di adesso, sulla 1, 2, 3, 4, sulla quinta candela, quindi siamo sulla candela qui, che era la local bar, che trade sarebbe andato a profitto. Chiaramente abbiamo un po' diciamo così sofferto qui, però diciamo che uno se va a mettere lo stop loss al 100%, il maggior numero di pip tra l'ATR20 e la candela, probabilmente noi lo stop loss l'avremmo messo qua sotto. E quindi era un'operazione a profitto. Lo spieghi come mettere lo stop loss in funzione, sì, dell'ATR? Ma lo stop loss in effetti in funzione dell'ATR è così. Ipotizziamo che il maggior numero di pip sia su questa candela qui, ipotizziamo che sia 13 pip, va bene? Ok. Noi andiamo in questo caso a sottrarre dal prezzo minimo, perché andiamo long, lo stop loss va all'incontrario della candela, prendendoci lo spread, quindi sottraiamo lo spread che qui è scritto 1.7. Questo indicatore su richiesta lo fornirò a coloro che lo richiedono, in modo che non si vengano scercati a vedere il prezzo. Un unico indicatore dallo spread, dal prezzo più alto al prezzo più basso, e anche il tempo per la scadenza della candela. Quindi che cosa accade? Noi andiamo a prendere questo prezzo, a questo prezzo che ripeto è 1.163.48, facciamo 1.163.48 meno 0.0013 meno 0.0001.6 è più lo spread, voglio dire, diciamo, e così abbiamo lo stop loss. Il take profit, andiamo a vedere l'80% dell'attività. Io ho spostato il mouse da questo. Se andiamo sul giornaliere, voglio dire, l'ATR è più grande, ci si diverte di più a guardare un ATR maggiore, voglio dire. Calcoliamo l'80% del maggior numero di pip tra l'ATR 20 e la differenza tra massimo e minimo, e cosa facciamo? L'ingresso lo conosciamo, l'ingresso è al prezzo massimo della candela che ha registrato la local bar. Ci aggiungiamo, per evitare una falsa rottura, lo spread è un pip di tolleranza, bravo, perché cosa può accadere? Può darsi che il prezzo entra e poi torna indietro. Voglio che il prezzo decisamente prenda la corsa in su, voglio dire. Calcolo l'80% e in questo caso aggiungo l'80% dei pip e il primo pip sarà qua, il secondo sarà qua, e però tutte e due le size saranno lo stop loss qua su. Se raggiungo il primo take profit, metto a break even, quindi a livello di ingresso, la seconda size, e diciamo così per raggiungere, diciamo così, l'obiettivo che è il 100% dell'ATR, fatto salvo il trailing stop, voglio dire, che conosciamo, voglio dire, che non fa altro che seguire e innalzare lo stop loss e take profit, dipende come uno vuole gestire l'operatività. Abbiamo anche il caso in cui c'è il pattern, voglio dire, che è long, che non entrerà. Adesso mi sposto qui, per esempio, qua abbiamo qui una local bar,
una local bar qui, long, e questa è una local bar che non entra, quindi noi possiamo pure... Sarebbe questa? Sì, è una local bar long, questa qui, long. Chiaramente mettiamo l'ordine pendente, buy stop, ma non entra, non entra. Quindi non rischiamo nulla perché il mercato scende. Possiamo andare a vedere in questo caso invece una local bar short e ce l'abbiamo in questo caso. In questo caso ce l'abbiamo qui. Questa è una local bar short che rispetta tutti i parametri. Per quale motivo? Abbiamo detto sta sotto alla EMA 15, quindi sotto la EMA 15, sotto al canale, ha registrato un massimo crescente rispetto alla candela precedente e ha registrato anche un minimo crescente, senti poco, ma lo ha registrato. In questo caso l'ordine pendente sarà qua sotto ed sarebbe entrata qui. Poi a livello di gestione del trade uno riguarda, voglio dire, perché qui non sarebbe entrata alla candela successiva, non è entrata, non è entrata. È entrata, entrava dopo e quindi sarebbe andato short. Questo è il metodo molto semplice, elementare per il trade. Io come quando nelle chat, adesso vado a guardare le local bar sulle coppie, non faccio altro che fare così. Io clicco qui, dollaro yen. Andiamo a vedere il dollaro yen a livello, diciamo così, di local bar. A livello di local bar, in buona sostanza, noi abbiamo... No, quella no. Come? No, non l'avevo segnato. Avevo segnato, ma non sta sotto alla banda. Il mio sistema... No, vabbè, ma non ha importanza. Se è sotto, ma pure se è taglia sopra, non fa niente. L'importante è che in effetti il gradiente sia short. In questo caso il prezzo deve stare sotto la EMA 15, il prezzo. Questa in questo qua, caso... Questa qua che ho segnato tutto a sinistra potrebbe essere una local bar. Questa qua come local bar, il prezzo sta, tu segnali questa qua, sì. Ma questa qua non è una local bar per un semplice motivo: non ha fatto un massimo superiore alla precedente. Io non la piglio in considerazione. No, ma abbiamo short. Sì, sì, ma per essere short deve fare un massimo crescente, un minimo crescente, capito? Allora, all'incontrario del long, dove abbiamo detto deve fare per il long un massimo decrescente e un minimo decrescente, per lo short deve essere il contrario. Ma lasciamo stare che in questo caso... Ok, scusami, non avevo capito allora. Non posso dire, anche se successivamente questo ha fatto una bella candela, probabilmente qui c'era una new, ha preso un bellissimo short, però io non la potevo trattare perché non rispettavo il metodo. Invece come metodo posso tenere in considerazione, e l'avevo poco fa, questa va bene, questa qua in effetti mi fa un massimo crescente, ma il minimo non è crescente rispetto alla precedente, questo minimo non è crescente, è decrescente. Ok, invece io adesso te la segnalo io, e questa qua la local bar giusta, vedi? Okay. Questa qua in effetti che cosa ha fatto? Il prezzo sta sotto la EMA, sotto la EMA, sotto il canale, ha fatto un massimo crescente, un minimo crescente, quindi un ordine pendente sempre con i criteri che ho detto prima. Quindi metti la freccia qua sotto, spieghiamo questa. Questa qua in effetti avrebbe dato un'ottima soddisfazione, voglio dire, dal punto di vista... Anche la precedente poteva essere una local bar. Questa qua, in effetti, il sistema non me la dà come local bar perché non rispetta i parametri dell'80%. Ok. Perché, se no te l'avrei detto, perché dal punto di vista di massimo crescente e minimo crescente è una local bar. Però non rispetta i parametri che ho detto prima. Ok.
Hai detto tanto, vai avanti tranquillamente. Sì, passiamo a un altro grafico in modo che io vi individuo l'operazione. Sto vedendo, possiamo anche mettere un altro time frame. Andiamo per esempio sull'euro-dollaro, anche sul DAX si può andare, non è quello il problema. Però adesso guardiamo questo qua. Se io la metto per esempio a 5 minuti, euro-dollaro a 5 minuti, andiamo a vedere i 5 minuti euro-dollaro. Un attimino solo. Sui 5 minuti io non ho, diciamo così, segnali. Andiamo a vedere a 30 minuti. In H1. Un Domenico, attimo solo. c'è un time frame che tu prediligi? E ho detto il time frame che prediligo è l'H1 perché se andiamo a vedere cioè, la volatilità su un time frame modesto, insomma, che me la vado a prendere? Quindi vado a fare, diciamo così, scalping, non faccio un metodo. L'H1 in su, voglio dire, io lo metto tanto per me, però in effetti consideriamo l'H1, H1 in poi, se prendo un H4 è meglio ancora, voglio dire, però l'H4 è. L'H4 è un time frame molto molto ibrido. Perché? Perché in effetti noi abbiamo dei broker che hanno la chiusura delle candele, per esempio prendiamo in considerazione un broker come IG o Swissquote, scusate se faccio le nomi. Questo chiude l'H4 alle 13, Pepperson la stessa ora lo fa alle 15 e Teletrade per esempio invece lo fa alle 16. Quindi io l'H4 un poco lo scarterei perché chiaramente è un time frame dove i ritracciamenti, voglio dire, non sono uguali per tutti i trader, perché noi dobbiamo avere una visione dove gli altri trader guardano le stesse cose che guardiamo noi. Se io vado su un time frame H4, voglio dire, non lo so, voglio dire, quanti Comunque, trader. comunque funziona su tutti i tempi. Funziona su tutti i time frame, voglio dire. Se andiamo sul giornaliero, Bravo. chiaramente andiamo sul giornaliero euro-dollaro. Euro-dollaro, giornaliero, ti puoi divertire anche tu andando a individuarlo. Un attimino solo che metto i vari parametri, chiedo scusa un attimino. Ha detto deve avere un massimo per un long, deve avere un massimo più basso e un minimo più basso della precedente. Deve essere superiore all'80%. Metto qua la freccia, l'abbiamo individuata a pennello, eccolo qua. Metti la freccia qui. Quindi significa che 1, 2, 3, 4, 5, 6 ore fa, appena 6 ore fa, sono No, passata a quale su 6 daily, su 6 giorni fa. giorni fa, perdonami. Io 6 giorni fa, probabilmente, quando ho fatto l'articolo sul blog, ho scritto local bar long. Perché? Perché in effetti avevamo una candela ha fatto, diciamo così, sicuramente non meno dell'80% dei 70 pip che ha registrato il periodo che stiamo esaminando. Lo vedete sulla sinistra, nelle 20 giornate antecedenti, il range dell'euro-dollaro è stato appena di 70 pip. Questa Allora, candela. Sì. sì, no, pensavo che avessi finito. Sì, la differenza tra il massimo e il minimo sicuramente rientra nell'80% dell'ATR da 20 periodi. Quindi Allora, un quando ordine dici rientra, devi specificare che deve essere maggiore del Guarda, 50%. adesso facciamo il calcolo su No, no, questa. rientra significa è all'interno degli 80%, ma No, è. no, come setup deve essere almeno l'80%. Se è 67, 68 non è valida. Ok, quindi non rientra, supera l'80%. O è pari o è superiore. Ah, ok. Quindi è molto importante considerare il range della candela. E questa qua sarebbe andata tranquillamente a take long, in questo caso. Quindi noi avremmo ricercato qua sull'euro-dollaro solo operazioni long, voglio dire, solo ed esclusivamente operazioni long. Vi segnalo anche un'altra, diciamo così,
Io ne ho visto un'altra, forse, può essere. Fammi vedere. A livello di operatività, io in effetti quella che ho in, quello che individuo, andiamo indietro di dopo questa bella candela lunga, no? Proprio per dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ce ne sono altre che poi non sarebbero entrate, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, la 22esima candela dopo questa qua, da qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22esima livello di operatività che sta proprio qua sopra. Eccola qua, questa qua. Il pezzo in effetti sta sopra la EMA. Ma questa qui? Sì, anche se questa qua io onestamente voglio dire non... Cioè, la TL è maggiore all'80% questa? Sì, questa qua proprio, questa qua sì, dovrebbe essere dell'80% questa qua, a livello di candela. Operazione long sarebbe entrata qui, avremmo sofferto un poco, perché poi è tornato indietro, e poi è ripartita long, a livello di operatività. Facciamo un altro cambio, USD yen, abbiamo visto prima sul giornaliero, rimangono diciamo così USD yen, poi chiaramente io combino anche altre cose, però preferisco un attimo solo che sto cercando di attivare, ok. Allora, Domenico, c'è Danilo che chiede se c'hai uno storico Io ho i risultati del mio conto, perché in effetti sto positivo, vado avanti, quindi va... C'hai un va conto bene. Solo per la local bar? No, faccio di tutto, voglio dire, quando uscirà il template con l'incrocio forze e debolezze, mi sono impegnato con il programmatore a legarlo a MyFX Book per avere lo storico e per valutare bene l'operatività. Okay. Allora, questa è un'altra local bar short, questa metti la freccia qui, ecco qua. Questa qua ha fatto un massimo locale più alto del precedente, un minimo più alto, si entra qua sotto e insomma, voglio dire, ha dato soddisfazione, a livello di operazione short, quindi anche sul giornaliero, voglio dire. Possiamo andare a vedere i weekly. Ma se tanto se il sistema è chiaro, quindi... Ma io non a caso, voglio dire, ho voluto, diciamo così... fare questa spiegazione perché in modo che sia una cosa diciamo così seguibile, verificabile da tutti. Qui in effetti probabilmente qua a livello di operatività noi abbiamo uno short su questa candela qua, eccola qua, siamo sul settimanale, ha fatto, sono sotto la EMA, massimo locale più grande, quindi crescente, minimo crescente, e sarebbe entrata qui, e quindi avrebbe data ampia soddisfazione dell'operatività. Questo diciamo così è un sistema trend following semplice, io direi anche molto banale, però bene, voglio dire, se uno vuole seguire un metodo io lo seguo, perché mi tiene in considerazione la volatilità, tiene in considerazione
anche i livelli di, diciamo così, di operatività. Se ipotesi mi trovavo qua una local bar, no? Non c'è una local bar qui, short, no? Ma ipotizziamo che c'era. Io in effetti trade non l'avrei fatto, perché ho subito un livello di supporto importante. Quando io prima ho detto avrei provato a mettere una V rovesciata e una V dritta, e allora proviamo a farlo così. No, così. Eccolo qua. Questa è la V dritta, quindi individuo un supporto qui, a livello di, anche se il livello è questo qua, perché ci sono le spike e la linea non tiene conto. Questo è quell'altro che io considero come burro vesciato, quando dicevo la burro vesciata. Questa è la burro vesciata, dove qua vedo un livello di resistenza, qua vedo un livello di resistenza, qua vedo un livello di resistenza. Siete d'accordo con me che questo è il livello di resistenza? Sì. Il livello di resistenza sono facilmente individuabili proprio con il grafico a linea. Se no, non mi spiegavo perché sulla MetaTrader ci sono anche i grafici linea oltre quelle a barra, perché questo con i grafici a linea in effetti si riesce a individuare meglio dei livelli importanti. Chiaramente i sistemi sono tanti, voglio dire, giustamente valido una rovesciata se alla sinistra libera, voglio dire, se non alla sinistra libera molto probabilmente qui il breakout può stare, perché alla sinistra occupata. Questo livello qua, se noi andiamo a spostare il grafico, questo livello qua, adesso c'è no, mi sposta il grafico. Vedi, questa è una V rovesciata. La V rovesciata mi aiuta nel caso in cui voglio fare un'operazione contro trend. Perché io, se mi appare qua una barra ribassista con il naso lungo, io metto la V rovesciata. Ho la sinistra libera, perché vedete che nel passato, voglio dire, i prezzi non sono stati toccati. Qua parliamo del 2014, voglio dire, adesso stiamo affrontando un altro discorso, non voglio confondere le idee, ma era per spiegare la V dritta e la V rovesciata. Volevo anche dare la possibilità per far vedere dove scaricare, diciamo così, gli indicatori, perché molti quando li prelevano da MQL5, sarà capitato anche a tutti quanti voi, quando andate a cliccare, se non è prelevabile l'indicatore ve lo va a piazzare, se avete più broker su un broker che magari non vi interessa che ci sia quell'indicatore. Mi sentite? Sì, Domenico, vai. Ok. Allora, io volevo andare a vedere, visualizza terminale. Questo è un conto demo che ho aperto appositamente per fare questa spiegazione. Uno va nel mercato. Ecco, qua ci sono tutti gli indicatori. Se io qua scrivo light, vediamo un po' se me lo piglio. Light oppure se mi sbaglio light, no, voglio farvi vedere quell'indicatore perché mi ha fatto domanda. Eccolo qua, vedete questo indicatore, lo vedete? Sì. Se io clicco qui, questo è free. Questo qua adesso me lo scarica direttamente su questa piattaforma, me lo ha scaricato. Invece di chiudere la piattaforma, voi lo sapete già, andiamo sul navigatore, facciamo chiaramente aggiorna, io ho l'assistente, io vado qua, faccio comune, abilita allarmi, permetti compravendita, permetti importazioni, questo è gratuito, valore di input. Profit qua sono 400 su 40 pip, stop loss su 20 pip, posso anche abilitare o non abilitare il trailing, bella storia. Nel momento in cui faccio
Ok, mi appare la faccina sorridente. Che cosa significa? Se io configuro questo sistema, cosa che farò adesso perché non l'avevo fatto prima, per farvi vedere come faccio, salva formato, e io vado a mettere local bar, ok, c'è già questo assistente. Se vado a mettere un ordine, e vado a mettere un ordine, diciamo così, pendente, quindi facciamo un by stop, faccio a casa, 114 710 114 710, salve 114 punto. Posiziona. Mi è scomparso il prezzo. Aspetta, forse a 114.710 devi mettere in buy limit oppure un sell. No, voglio andare più in alto. Questo perché deve essere di 40 punti, quindi mettiamo 115. Io altri broker, tutte queste cose non me le fa. Non te lo fa posizionare. È molto dipende pure dai broker. Comunque, voglio dire, adesso io vi volevo spiegare questo per dire come in effetti non te lo mettere nel 115. 114 ma quello è 111, chiaramente è troppo. 111, era per fare la prova. La prima volta che utilizzo questa piattaforma. È strano però, Non te lo prendo. Ascolta, mettilo manuale sullo schermo l'ordine pendente, poi lo modifichiamo. Chiudi la casella del nuovo ordine, chiudila. Ok, vai sullo schermo, metti un ordine pendente, vai tasto destro, compra vendita e metti o il buy lì o che vuoi mettere, un sell stop, metti un sell stop. Ok, vai di nuovo, fai un'altra volta tasto destro, a un livello, e metti un compravendita. Buy stop, perché tanto stai sopra o sei al limite, vedi? Vai sopra. Ora devi andare a dare la griglia perché sennò non ti fa vedere la linea di dove ha messo il buy stop. Vabbè, eccolo qua, vedete, in automatico ha messo i livelli, vedete? Ah, ok. Ecco, poi dopo uno qui si diverte, voglio dire, a modificare, poi uno trascina questo qua. Ci lavora sopra, insomma, mettendo la griglia, sposta. Basta che sposti manualmente dallo schermo. No, ho voluto vedere l'utilità di questo indicatore, questo qua, di Assistant Light, in modo che chi ci sta seguendo vuole avere questo strumento, ho fatto vedere come prenderlo, come poi si possono prendere tanti altri indicatori da qua direttamente, perché prendere questo, in questo caso non è un indicatore, è un consigliere esperto, ma se andiamo qui
file e andiamo a vedere apri scheda data, e per spiegare questa cosa e andiamo su direttamente sugli esperti e ci andiamo a prendere vedete, a passo market e in effetti il programma esperto sta dentro al market. Se questo esperto, oppure se era un indicatore, lo preleviamo, ce lo copiamo sul desktop e lo vogliamo mettere su un altro broker, su un'altra piattaforma, non ce lo fa mettere. Questa spiegazione è importante perché tante volte le persone si possono trovare in difficoltà. Invece, una volta scaricato su una piattaforma, in effetti si può mettere su qualsiasi altro PC, sempre se uno ha il conto registrato con un account MQLC. Quindi, in questo caso, lo togliamo. E la spiegazione, diciamo così, di come mettere questo. Quindi, qua sopra cosa ci sono come strumenti di utilità? Io ve li faccio vedere da qui. Indicatori. Riguardate l'indicatore, abbiamo un average, abbiamo questo indicatore che non sarebbe altro questa finestra qua. Vedete la finestra degli indicatori oppure no? La vediamo. Ok, abbiamo il tip counter. Il tip counter non è altro quello che vi ho fatto vedere prima io qui. Questo qui. Dove? In effetti abbiamo la posizione dove uno la deve mettere. Mi deve mostrare il prezzo, il dettaglio. Io ho messo colore nero perché c'è lo schermo bianco. Il massimo, il minimo, colore nero perché lo schermo è bianco. Un unico indicatore ci dà tutta questa storia qua. Poi ho un FIB. Questo qua è un indicatore che posso passare su richiesta perché adatta direttamente, mi sentite perché ho visto qui una scritta da direttamente i livelli di FIBO. Qui abbiamo 0 e sopra abbiamo 100. Quindi se il prezzo continua a salire non fa altro che il 100%, voglio dire, dopo aver fatto una bella discesa si sale e il 100%. Quindi sono livelli autoadatta, pure se metto il time frame a 5 minuti, voglio dire, è importante perché ce lo fa vedere. Mettiamo qua 5, ecco, questo mi fa vedere il livello 0, quindi dove in effetti è sceso, se ritraccio da sopra al 100%, il livello di FIBO 38,2, non devo tracciare io le linee, me le trovo in automatico. È un FIBO automatico. È un FIBO automatico, quindi chiaramente ecco qui. Questa era una bella local bar short sui 5 minuti. Puoi mettere la freccia qui? Sì, ecco qua. Ha fatto prezzo sotto la EMA 15, ha fatto un massimo crescente, un minimo decrescente. Non entrava qui, non entrava qui, non entrava qui. L'operazione sarebbe entrata qui. Eccolo qua. Quindi operatività di tutta tranquillità. Io così concludo perché so che dopo c'è un altro amico che farà un altro webinar sui cicli. Ringrazio tutti quanti. Ringrazio Gianluca per l'assistenza. Se qualcuno ripeti solo una cosa, praticamente sì. La banda delle SMA, sì. Qualcuno magari se l'è persa. Sì. La banda delle SMA non è altro che questo indicatore qua, moving average. Sì, sono due medie semplici da 40 periodi, una high e una low. Una a prezzo più basso low e un'altra a prezzo più basso. Che cosa significa? Ho dimenticato una cosa importante che vi dovevo dire. Questa è una cosa importante. Quando i prezzi sono dentro al canale non si opera, è un sistema per dire non operare. Sempre qui non si fa nessuna operazione con i prezzi. Lo stesso quando la EMA sta dentro al canale, okay. Con i prezzi la EMA dentro al canale non si fa trade. Un altro scarto di operatività che non si fa trade è quando ci sono i gap. Infatti c'è stato un periodo in cui si è verificato in particolar modo, voglio dire, qualche mese fa ci sono stati dei forti gap, in particolar modo con il DAX si è verificato,
dove in effetti con se all'improvviso ti spari in alto e ti fa un gap rispetto alla precedente, anche se è una local bar, voglio dire, si sospende l'operatività local bar. Ok. Quindi dimmi. Un'altra domanda molto intelligente. Non ho dubbi, Gianluca, dimmi. No, non l'ho fatta io, quindi... Va bene, dimmi, dimmi. È sicuramente intelligente. Quanto tempo lasci il segnale pendente operativo? Cioè, per quanto tempo è valido quel segnale? Allora, quel segnale è operativo fino a che non tocca lo stop loss ipotetico che avrei messo. Se mi arriva o si avvicina un ipotetico stop loss, no, non va bene. No, però a volte è capitato che, come abbiamo visto, il pendente, cioè tu metti il pendente, il segnale comunque va contro, supera lo stop loss, riscende, apre il pendente e lo tieni allora in quel caso. E dipende, dipende, perché in effetti vado di nuovo a riformulare, voglio dire... Perché il timing è importante in questo caso. Esatto, esatto. Quindi in effetti se mi tocca, diciamo che in linea di massima sul giornaliero 3 giorni vanno bene, sull'H1 3 ore possono andare bene, dopo 3 ore, diciamo, moltiplicato per 3 il periodo, diciamo, diciamo che prendi la candela e va e la segui per 2-3 candele successive. Se l'ordine esatto. Ok, quindi nell'ordine pendente potresti mettere pure il tempo di scadenza. Esatto. Ok. Poi uno fa tutte le altre valutazioni del caso, tutto dipende in che time frame stiamo lavorando. Perché? No. Perché poi se lavoriamo sul time frame molto bassi, dobbiamo considerare le new, dobbiamo considerare, voglio dire, anche in questo caso molto, molto importante pure andare a osservare la forza o la debolezza, se sono cambiate o non sono cambiate, voglio dire. Io tengo conto anche di queste cose qua. Non l'ho messo qua sopra il grafico per non sporcarlo, però mi può aiutare. E il gradiente della EMA. Magari sulla candela il gradiente può essere laterale, però chiaramente se io ho un ordine pendente più in basso, mi aspetto che il gradiente diventa short, diventa penderà sul basso. Tengo molto in considerazione la EMA 15. Sì? Che è molto vicina ai prezzi. Ci sono altre domande, cari amici e amiche? No, sembra di no. Allora io saluto tutti. È molto semplice, può sembrare complicato il discorso del calcolo dell'ATR, però no. Saluto l'amico, saluto tutti quanti, ma mi piace la pasta di Giovanni. Ciao Giovanni, tu sei un maestro. Elminio, ascolta, la doppia EMA, la doppia SMA è semplice, sono 2 medie mobili, metti 2 medie mobili nel grafico, costruiamo sta doppia SMA, Domenico. Allora facciamo così, gli indicatori. Io cancello tutto. Cancello le tre EMA. Ok, le 2 SMA cancella. Dove sta qua? Una volta che hai creato le 2 SMA, ti crea il canale. Oh, le EMA non ci sono più, qua non ci sono, giusto? Metti le SMA. Adesso le mettiamo. Allora noi andiamo dove sta lista indicatori. Moving average. Mettiamo la 15. Allora, livelli, visualizzazione, parametri. 15 periodi, scossamento 0, esponenziale, chiusura. Cambiamo colore, ma tanto voglio dire, mi piace di più il blu, va bene. Questa è a 15 periodi. Adesso dobbiamo mettere il corridoio. Perché un corridoio? Perché mettendo un prezzo alto e un prezzo basso, dato che la media si adegua con i prezzi, prezzo alto e prezzo basso, non andranno mai a incrociarsi, mai a toccarsi. E quindi io farò. Sono 2 medie che in quel momento hanno 2 valori diversi, ma praticamente equidistanti. Alto, io metto una nera per vederla meglio. Nera, devo mettere 40 qua.
40, semplice su prezzo alto. Quindi mi devo ricordare che adesso ho messo il prezzo alto. Adesso il prezzo basso sarà più sotto qui. Se per ipotesi fosse qui, l'operazione non si fa perché la EMA sta dentro al canale. Allora, andiamo a mettere a prezzo basso. Moving average, prezzo basso, ok, eccolo qua. Quindi, là, vedete come le medie accompagnano proprio i prezzi? Le accompagnano proprio, vedete? A livello di operatività. Le stanno accompagnando proprio benissimo, voglio dire, uno dopo l'altro. Sì, in fase di trend, vabbè. Questo è il sistema. Il sistema, l'ho detto prima, è trend following. La cosa bella, sai qual è? Che se uno si mette questo indicatore qua, e allora, io per esempio sono pensionato e ho tempo di poter stare davanti a grafici, guardare, andarmene, fare quello che mi pare. Però ipotizziamo che una persona sta al lavoro e dice io sono disponibile per poter lavorare alle ore 15. Quando saranno, voglio dire, le 14:30 o addirittura alle 15, metti il grafico ad H1 oppure lo metti a mezz'ora, ne sei, ma su H1 e dirà se c'è questo indicatore. UZCH e si vede a occhio per andare a guardare chiaramente le ultime candele, voglio dire, e che cosa c'è? E qui in effetti questa mi dava subito la sensazione di essere una local buy short. Per quale motivo? Guardate, manca a farlo apposta un'ora fa qui su un dollaro franco svizzero, local buy short. Perché? Perché ho fatto un massimo più grande del precedente, un minimo superiore al precedente. Questa è una local buy. Calcoli devo fare io per poter entrare short? Allora, io dico, ho questo grafico, mi aiuto con questo qua. Dato che sul grafico ho messo anche l'ATR a 20 periodi, io metto il cursore qua. Sulla candela. Sono 10 pip, quindi questa è un'operazione di cui mi devo accontentare di 8 pip. Voglio dire l'80% di poco, voglio dire, però consideriamo l'orario, ecco perché in certe fasce orarie mi conviene non lavorare, voglio dire, perché qua i pip sono proprio pochi, voglio dire. Però se uno vuole fare un'operazione di scalping, dice ok, non voglio considerare niente, non voglio fare tutti i calcoli, non voglio fare niente, però questa è una local buy short, voglio dire. Metto un sell stop qui, buy stop chiaramente in questo caso qua, voglio dire, lo deve mettere al 100% del latte da 20 con i calcoli che ho detto prima, aggiunge lo spread tutto adesso qua sopra, e l'operazione sarebbe entrata qui. E lo stop loss non l'ho preso, non lo prendo quando andava a te. Io posto l'azione e dico ho fatto scalping veloce, perché io facendo questo sistema mi guardo subito, ecco qui, io non vado a pensare a fare operazioni long, non ci vado perché non ci sono candele con la EMA sopra, quindi penso solo alle short. Posso pensare qua a una short? Sì, questa è una candela che alla chiusura delle ore 19, perché questa è una candela di informazione che siamo in H1, solo quando questa qua conserva un massimo crescente e un minimo crescente, io posso ipotizzare a fare un'operazione short qui. Però, tanto per capirci, se questa aumenta di troppo e va troppo in alto, sembra una local short, però non la vado a tradare per un semplice motivo, mi deve fare tutta la correzione, mi deve entrare l'ordine e poi dopo deve scendere giù per prendermi il profitto con un supporto molto vicino. Se mi arriva fino a qua è sempre una local buy, chiaro? Certo. Però conviene mettere un stop qua sotto, ma io aspetto una prossima candela, magari farà un altro massimo superiore a questo qua, ma con un minimo, cioè se la prossima candela, tanto per disegnarlo, vediamo se sono bravo a fare un piccolo disegno. Allora, se la prossima candela fa così, ipotizziamo che questa EMA sta più sopra, fa così. Però questa candela qua fa così. Questa qui mi fa un massimo più grande rispetto a questo, perché il massimo è questo, e un minimo qua, è maggiore di questo. E questa è una candela che mi piace,
rispetto a questa qua che è molto larga. Quindi che cosa significa? Che io prendo penna, foglia e carta e mi vado a segnare, mi vado ad appuntare questo mercato da guardare. Ma c'è tanto tempo che guardarlo, perché sono in 49. Domenico? Dimmi, caro. No, vai a tratti. Come? Vai a tratti, a volte magari lo ti allontani dal microfono perché vai a tratti. Ah, allora, ripeto questo concetto. Ho fatto un disegno, ho ipotizzato che la candela successiva potesse essere questa qua, se questa chiude qua. Allora io dico, è una candela in formazione per una loca short successiva. Ne perdo una, ma non ha importanza. Andrò, no, Domenico, non si capisce. Domenico, non si capisce niente. A livello di parlato o di spiegazione? No, a livello di parlato, non arrivi a tratti proprio. Ah, ho capito, vediamo un po'. Prova, penso che sia un problema di microfono, però. Allora facciamo una cosa. Dimmi se adesso senti bene. Sentite? Adesso sì. Ok, allora io ripeto piano piano. Allora, questa candela qua, in effetti, io in sostanza, essendo un'operatività dove io con i sell stop voglio entrare a un prezzo migliore, se una local bar è troppo vicino al supporto, non la faccio. Aspetti che si allontani dal supporto. Aspetti che si allontani, mi deve fare, e ho ipotizzato, un massimo superiore a questa e un minimo superiore a questa qua. Quindi me lo annoto su un foglio di carta e dico entrerò sempre short, vado a pensare in questo caso. Non farò un'operazione long operando. Lo stesso se l'operazione fosse invece su una operatività con candele long, come era euro-dollaro, no? Abbiamo visto qui euro-dollaro. Peraltro questi colori qua mi dicono il trend qual è. Edusca dovrebbe essere, vabbè, la candela sta salendo ma non mi sta difendendo niente. Euro dollaro è long. Questa era una local bar long, avevamo fatto questa e andava bene, ma io posso ripetere anche con un altro trade un'altra operazione. Io posso entrare, quando noi parliamo di piramidazione, questa è fatta bene anche per entrare operazioni con piramidale. Ma solo in questo caso qua, quando mi fa un'altra candela, voglio dire, per poter entrare long, perché in effetti ha fatto un minimo, si sente chiaro? Sì, sì. Un minimo short più basso qui e un massimo più basso. E questo è, quindi questa entrava, questo pure entrava, e voglio dire, così in questo caso. Quindi riesco a fare operazioni, voglio dire, anche sulla stessa coppia più di una volta volendo. Mi stavo riferendo a coloro che hanno poco tempo, ma hanno poco tempo, se hanno questo indicatore passano a rassegna le operazioni e dicono vediamo, no, qua scelgo solo operazione, no. In questo caso l'euro dollaro per l'ora successiva non mi interessa, non lo vado a guardare. Il motivo qual è, Gianluca? Tu lo capisci subito. L'euro dollaro in H1 per la local bar lo vado a esaminare fra un'ora? No, non ho capito la domanda. No, dicevo, guardando questa candela, va bene? È stata troppo vicina all'esistenza, no? No, non la vado a guardare perché questa candela sta facendo un massimo superiore, e voglio dire un minimo superiore, non mi interessa. Io per il long mi deve fare un minimo decrescente, quindi io andrò a ipotizzare un'operazione long solo se la prossima candela mi fa un massimo qui o un minimo più basso. Deve essere una local bar, ovviamente. Sì, ma io sto dicendo questo per dire la velocità con cui si possono esaminare i mercati, scartando a priori i mercati anche nell'ora successiva. Se voglio lavorare in H1 con la local bar non mi interessa l'euro dollaro, non lo vado a guardare, ma dico, andiamo a vedere lo scatto, vado short, prendo zero dollaro, vado long, qui ci posso andare long. Ci penso qua, perché c'è la local bar long qui al momento, perché c'è un minimo più basso di questo e un massimo, un minimo decrescendo e un massimo decrescendo, ma sempre long. Certo. Come mi vado a fare tutti i calcoli che ti ho detto prima come filtro? Allora mi annoto NZ dollaro sono 18,53, fra 7 minuti vediamo se è il caso di fare o non fare
l'operazione tra 7 minuti. Quindi uno tra 7 minuti, dicevo, magari voglio dire, entro sul massimo qua e pretendo di raggiungere questo obiettivo qua. Okay. Poi devo calcolare lo spread, devo calcolare un pip di eventuale breakout, e molto probabilmente per la vicinanza alla resistenza questa operazione non l'andrò a fare. E metto lo spread perché ho paura del falso breakout, mi rompe la prossima candela, questo qua è come torno indietro, perché si è molto allontanata dalla SMA. Sì. Allora io vi ringrazio a tutti i partecipanti, siete stati molto pazienti, un abbraccio a tutti, a un prossimo webinar che, d'accordo con Gianluca, faremo su altri metodi. Abbiamo deciso che le tue tecniche, che non è una, ma sono tante, sì. Spieghi in modo impeccabile, e siccome tu se non è una tecnica buona non la adotti. No, non la utilizzo. Io ho altre tecniche, vi anticipo il nome. Il bot vec, che non è altro che il nodo di cravatta, che è molto semplice, lavora lo stesso sulle medie. Il ribbon, che è un'altra tecnica che lavora su una fascia di medie. Poi alligator, che è sempre, diciamo così, sulle medie, che quando io poi non trovo l'operatività sulla local bar, non mi demoralizzo, ci andiamo a vedere altre considerazioni, se posso andare a operare su altre operazioni. Quindi in effetti possiamo dire alligator, ribbon, e poi in effetti ho detto il nodo di cravatta, e penso che questo sia più che sufficiente come operatività in trade following. Va bene, è perfetto. Poi Intanto, tanto. nel futuro, io ho tutto già preparato con le slide e tutto il resto per coloro i quali vogliono operare sulle segnalazioni del Chartis, che rilasciano altri pattern, sono i triangoli, i rettangoli, insomma, sono spalla, spalla doppio massimo, doppio minimo, spalla rovescio. Parliamo di altre considerazioni, quindi si può fare anche un webinar su questi pattern e sui pattern normali, la zuppa di tartaruga e tutto il resto. Ma i pattern armonici li lasciamo invece al grande amico bravissimo, che è Sì, molto vai. bravo, della pietà, voglio dire, caro Gianluca della pietà, che ci allieta con i suoi segnali. Va bene, io vi saluto, puoi chiudere la registrazione, se me la mandi io poi la metto pure sul blog e sulle chat, per coloro che non la vedono. Appena ce l'ho pronta, gli do un'occhiata e poi se è venuta bene, te la giro. Va bene, un abbraccio, saluto tutti, buona serata. Ciao Domenico. Ciao ciao.